Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su The Hive, appunto a fare The Lab. E questo qui è il primo video che porto da quando il server è stato aggiornato alla versione 1.9. Quindi anche appunto The Lab è alla versione 1.9. Io non so se sia cambiato qualcosa oppure no a livello di gioco. Non so se effettivamente se il combattimento è sempre all'1.9 o robe varie. Comunque lo andremo a scoprire tra pochissimo in partita. E speriamo ragazzi che la skill non ci venga a mancare con questa nuova versione. Ok, come al solito sta per scegliere i minigiochi. E devo dire che il fatto che sia stato aggiornato il server è un'ottima cosa, perché stavano cominciando a diventare un pochettino monotoni i minigiochi. E col fatto ora che la versione è cambiata, magari cambia anche qualche minigioco, magari ne hanno aggiunti altri, magari l'hanno modificato e tutto, quindi ci può stare. Allora, Catastrophic, Pick Racing e Splag. Allora, questi qui sono minigiochi che non hanno PvP, quindi non verranno influenzati da questa versione. Ma ragazzi, in teoria, siccome c'è lo scontro tra i player, perché c'è appunto le collisioni, ci sono, forse sarà più interessante la cosa, non lo so, vedremo. Io ricordo a tutti che in questo minigioco qui faccio decisamente schifo. Ora, non che negli altri minigiochi sia proissimo, però insomma, su questo qui proprio faccio veramente cacare, ragazzi. Quindi cerchiamo intanto di schivare le prime TNT che sono facili, in teoria. Guardate come ci crepo. Dico che sono facili, ma secondo me ci crepo subito, Oddio, per ora nemmeno... Ragazzi, cioè, bellissimo. Dico, per ora nemmeno uno di danno, nemmeno finisco la frase, c'ho già due di danno. Vabbè, giustamente, giustamente. Allora io quasi quasi me ne sto nell'angolino, cavolo, no! Mi rincorre! Mi stava rincorrendo tantissimo. Oh mio Dio. No, 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 qua c'è una, lì c'è il creeper. Oh mio Dio, abbiamo 9 di danno e basta. Cavolo, un altro creeper. Allora, bisogna stare veramente attenti, ragazzi. Valutiamo per bene dove sono. Speriamo che non ci sia nessuno dietro. E invece sì, ci stava rincorrendo. Oh mio Dio, oh mio Dio. Devo andare in un punto tattico. Ora, stiamo attenti, lì al TNT. No, è un casino, ragazzi, è un casino. Cavolo, cavolo, cavolo. Questo mi esplode dietro, ragazzi, cosa sto facendo? Non ci capisco niente. Ci sono esplosioni, creeper ovunque. Mi cacciano uno dietro. Sì, invece. Ma perché mi rincorre? Da quante ore ce l'avevo dietro? Ragazzi, quello lì non si stacca più. Madonna, si è affezionato. C'era ancora lì? Ok, non c'è più, ragazzi. Non c'è più dietro. Ok, stiamo nell'angolino. Stiamo nell'angolino. Non dovremmo prendere molto danno. E anche se ci dovesse arrivare una in faccia, tipo, non dovrebbe essere un grosso problema. Ci ha fatto soltanto 25 di danno. Non è tantissimo. Oh, qua ce ne sono troppe, però. Ce ne sono troppe. Scappiamo, scappiamo. Quanto manca? 7 secondi, dai ragazzi, 7 secondi ce la possiamo fare. Andiamo, cavolo, c'è uno accanto, l'ho vista, cavolo ragazzi, sono ovunque. Primo, non ci credo, ce l'ho fatta ad arrivare primo. Incredibile ragazzi, incredibile proprio. No, veramente, sono soddisfatto, soddisfatto è il termine giusto ragazzi, perché non pensavo di arrivare a tanto. Perché è veramente un gioco abbastanza difficile. Questo qui invece non so perché mi riesce abbastanza bene. Quindi penso che la terza posizione sia nostra perlomeno. E dai, ragazzi, cominciamo, cominciamo. Allora, ok. Qua ovviamente silenzio al massimo perché ci si deve concentrare tantissimo. Ovviamente ragazzi, voi la partita la riuscite a vedere. Io fino a che non ho finito non posso vedere in che posizione mi trovo. Perché se no, fidatevi, se mi distraggo un attimo per guardare dove mi trovo, va a finire che tipo perdo. E non deve succedere. Cioè, oddio, può anche succedere. L'importante è non arrivare ultimi, almeno quarti. Un punto lo voglio. Ok, io penso di essere non il primo ma il secondo comunque. Quindi non guarderò laggiù. Ok ragazzi, effettivamente ero secondo e non primo, ma ho visto che c'era un distacco tipo di un pezzo così. Quindi non mi spiego quello lì come abbia fatto ad essere così veloce. Boh, misteri della vita proprio, ma chi se ne frega. Noi in teoria siamo primi, perché col primo minigioco siamo arrivati primi, quindi 3 punti. Il secondo 2 punti, quindi abbiamo totalizzato 5 punti ragazzi. E con questo qui potremmo decidere le sorti appunto di questa partita. Quindi ragazzi stiamo attenti, cerchiamo di non fare cazzate come mi capita praticamente sempre. Io ovviamente qui devo stare molto attento, cerchiamo di tirarle un pochettino a casa questi qua. Io vi ricordo ragazzi che su questo minigioco qui in particolare la tattica principale per non perdere è quella di... Oddio, muori tantissimo. È quella di fare parkour più che altro, non di cercare di uccidere gli altri. Perché se cercate di uccidere i player perdete tantissimo, fidatevi. Se invece fate parkour non cadete mai. E oh mio Dio, questo qui però sta mirando proprio noi. Ed è parecchio lezzo ragazzi, lezzissimo. Vieni qui. Oh cazzo ragazzi, ora ci becca, ora ci beccano. Cavolo. Olle, ce l'ho fatta. Miriamo a caso laggiù. Ok, laggiù non c'è nessuno, miriamo questo qua. No, 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 no. Cadi, cadi tantissimo, cadi tantissimo. Oh, oh, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ancora un po' di parkour, ragazzi, siamo rimasti in 4 vivi. Quindi se ne riusciamo a uccidere soltanto uno, la posizione
è nostra, almeno la terza. E quindi penso sia abbastanza difficile superarci a quel punto. Cerchiamo, ok, sono terzo ragazzi, sono terzo. Uno è laggiù e l'altro è qua, ok, perfetto. Sappiamo più o meno dove sono tutti, cerchiamo di sparare un pochettino a caso. Vediamo, incredibile ragazzi, uno contro uno, uno contro uno. Dov'è lui? È qua sotto. Oh cazzo, se mi spara da lì è la fine. Dio mio, non ci credo, non ci credo. Muori tantissimo, ti prego. No, ragazzi, oddio. Cavolo. Ok. Oddio. Cosa stiamo facendo? Cosa? No. Sì. Cavolo. Quanto ho rischiato. Veramente bella partita, ragazzi. L'ho rischiata tantissimo qui. Però, cioè, io sono caduto qui e lui è caduto tipo di sotto. Oh mio Dio. Comunque, siamo arrivati primi. Ce l'abbiamo fatta veramente per poco. Quindi GG agli avversari. E prima posizione tutta nostra. Vediamo un pochettino anche questo qui che era il penultimo, che è morto, è arrivato terzo. E poi c'è questo qui che... No, oddio, forse quello era il secondo. Vabbè, non lo so, ragazzi, non lo so. Ok, eccoci anche nella seconda partita. Devo dire che la prima è stata piena di emozioni. Quindi cerchiamo, ragazzi, di giocarcela bene anche nella seconda. Allora, Balloon Poop, bellino. Breaking Block, lo amo. E Rocket Race... vabbè. Non è male come gioco. Non mi piace particolarmente, però comunque è giocabile, dai. I primi due invece sono bellini, soprattutto il secondo, ragazzi. Breaking Block, ok, mi stavo confondendo con un altro minigioco. È bellissimo, io lo amo perché vinco sempre. Ma non lo amo per quello, lo amo perché è tipo bellissimo distruggere tutto. Cioè, a tutti piace griffare Minecraft in generale. E lì praticamente vai a griffare una mappa ed è spettacolare. Comunque, vediamo subito l'idea del TNT. Vabbè, me l'hanno già stillata una, ok. Vabbè ragazzi, proviamo a prendere tutte... No vabbè, ma qui i player mi vanno davanti e mi fanno smattare, No, come non manca... No ragazzi, qui non ce la farò mai. Mi sa che non ce la farò mai. Le frecce io nella 1.9 sinceramente mi dicono che... Mi avete detto anche voi che non sono cambiate per niente. Però sinceramente io non ci capisco nulla. Perché le trovo differenti, non so il perché. Guardate, c'è la freccia andata... La freccia non è... No... Ragazzi, c'era la freccia sopra la TNT e non era esplosa. Cioè era rimasta impigliata. Ma che cosa è? Che cosa è? Allora, ho visto un'altra TNT laggiù davanti, quindi cercherò di andare a prenderla in qualche modo. No, l'hanno presa. Ok, c'è un'altra laggiù, l'hanno presa anche quella, non era mia. E vabbè, a questo punto, ragazzi, ok, c'è un'altra qua. Questa l'ho presa io, perfetto. A questo punto, ragazzi, considerando che noi siamo primi, potrebbero superarci. Però penso di una posizione, non di due o... Tipo farci arrivare, non farci arrivare nemmeno in classifica. Quindi penso di non aver molto da rischiare. Quindi semplicemente giochiamocela con calma, ragazzi, ma non troppa. Cerchiamo di far esplodere più palloncini possibili e rimaniamo. Intanto ho quasi 200 punti, quindi 200 punti, se ricordo bene, sono tanti. E mancano 17 secondi, quindi 17 secondi, ragazzi. Ora, se mi fermo, la perdo, lo ammetto. Però tipo, oh, bellino così, ragazzi. Questi che si beccano bene. Ok, quelli bassi sono facilissimi da colpire. Vabbè, così piglia benissimo. Cerchiamo di arrivare a 200, vediamo. No, 199. Vabbè, era una sfida tra me e me. Non ci sono riuscito, chi se ne frega. Comunque sono arrivato primo. Si parte subito con 3 punti. Incredibile. Ora riusciamo... Guarda, ok, hanno cambiato la mappa? Non era fatta così, se non ricordo male. Vabbè, chi se ne frega. Comunque, questo qui, ragazzi, è bellissimo. Vi ricordo che semplicemente bisogna spaccare più blocchi possibili ed è spettacolare. Io arrivo sempre primo. Ora state a vedere come perdo brutalmente ora che l'ho detto. Ok, cerchiamo di far esplodere tutto, ovviamente. Ok, ultima TNT. Allora, andiamo subito in superficie, perché se deve spawnare qualcosa in superficie si vede abbastanza bene. Quindi, ok, ce n'è già uno là. No, l'ha preso l'altro. Cerchiamo di andare a prendere quello laggiù. No, sicuramente ci arriva l'altro prima. Ragazzi, stavolta ci potrebbe andare veramente male. Esatto. No, dai, ragazzi, ma sbaglio cose. No. Ragazzi, sta andando malissimo. No, dai, me li stanno prendendo tutti. Ok, perfetto, questo l'ho preso io perlomeno. Ragazzi, cerchiamo di andare da questa parte, che ho visto che ce n'era un altro. Vediamo. L'hanno preso. Oh, eccolo qua uno. Eccolo qui. Facciamo esplodere come al solito tutto. Voilà, perfetto. Ragazzi, la distruzione totale proprio, incredibile. Ok, ce n'è un altro da questa parte. Andiamola a prendere. Tutto nostro. Perfetto. Ok. Gli altri laggiù sono troppo lontani. Eccolo qui. Sbam. Ragazzi, siamo secondi.
Non penso di riuscire ad arrivare primo stavolta, purtroppo. Ma comunque io mi accontento di poco. Non voglio assolutamente vincere. Per me andava benissimo arrivare anche a seconda, andava benissimo. Quindi cerchiamo di prendere quest'altro. Purtroppo ci siamo bloccati un pochettino. Facciamo esplodere tutto il più velocemente possibile. E arriviamo primi! Non ci credo! Non ci credo, ragazzi, con gli ultimi secondi siamo riusciti ad arrivare i primi. No, vabbè, vabbè, io non ci credo, ragazzi. Qui un GG a tutti ci sta. Non ho visto il punteggio degli altri, quindi non so se con questa qui riuscirebbero a recuperarmi oppure no. E non so, 6 punti, veramente un'ottima cosa. Quindi ci sta, ragazzi, ci sta. Intanto ho adocchiato un pochettino di materiali, io andrò sulla destra a prenderli. Noi siamo gli arancioni, ricordiamocelo. Perché comunque prendendoli sulla destra rubo i materiali agli altri praticamente. E quindi ho più possibilità di vincere. Ok, così vedete questi qua me ne sono lasciati vicini e li prendo subito. Voilà. Ok, sono già primo, ragazzi, sono già primo. Ma qui veramente si passa da primo a ultimo in mezzo secondo. Perché se non si riescono a trovare i materiali, veramente il tempo di scavarli e tutto, che veramente non si trovano mai. Grazie mille, me l'hai preso. E c'ho il diamante sotto, quello lì me lo vanno a rubare sicuramente, però. No, non l'hanno rubato, ragazzi, non l'hanno rubato. Io sono a 9, me ne manca soltanto uno e ho vinto. Me ne manca solo uno, ragazzi. Solo uno. Dai, cavolo, dai, mio. Questo è mio, questo è mio. Vediamo se ce la faccio, vediamo. Sbam, ragazzi, qua proprio non ce n'è per nessuno. Oltretutto Piper Pro, quello che sta a 4 punti, che poteva essere il rivale un pochettino più è arrivato, no, non ha preso nemmeno un punto nell'ultima. Quindi proprio GG, ragazzi, GG. Ottima partita, anzi, ottime partite. Quindi in questo video non siamo riusciti a vedere se i miei giochi effettivamente sono cambiati oppure no, perché non c'era nulla con il PvP, non so nemmeno se l'hanno lasciati, l'hanno rimosso o robe simili. Comunque, nonostante la versione sia cambiata, le nostre skill più o meno sono rimaste, infatti le abbiamo vinte tutte e due. Ragazzi, io spero che questo video leggissimo vi sia piaciuto ed è ciao a tutti!